Eccoci, allora, benvenuti e buonasera a questa nuova lezione di trucco permanente, che è una lezione molto particolare perché stasera parleremo di sopracciglia tatuate, ok? Sopracciglia tatuate che è un modo, uno dei tanti modi di chiamare il trucco permanente alle sopracciglia. Moltissime persone le chiamano molto semplicemente sopracciglia tatuate. Beh, non possiamo certamente dire che si tratti di un errore. Anche se non è probabilmente il modo né più elegante né più corretto di parlarne, però di sicuro non è un errore, in quanto tutto sommato il trucco permanente, fino a prova contraria, è un tatuaggio e quindi quando facciamo il trucco permanente alle sopracciglia possiamo a buon merito parlare di sopracciglia tatuate. Ok, siamo, come vi ricordo, dal vivo questa volta, come di consueto ormai, tranne quando mi trovo in giro per i corsi, siamo dal vivo, dicevo, sia su Facebook che sul canale YouTube, quindi dalla piattaforma che preferite potete seguire questa lezione. Allora, se mi date magari un feedback che si sente bene, che va tutto bene, sarebbe utile. Quindi così io posso scrivere. Ecco, c'è Anna Rita. Buonasera, Anna Rita. Magari ecco, scrivetemi per favore se sentite bene, se va tutto bene, se sentite tutto. Così possiamo partire. Questa sera risponderò a un certo numero di domande che mi sono scritto qui, come vedete. Sono tutte domande molto molto frequenti riguardo al trucco permanente, quindi le domande più solite, più usuali che mi vengono fatte nel trucco permanente, ok? Ok, Rachele, ciao, grazie. Rachele mi dice che è tutto ok. Intanto colgo l'occasione per salutarti, per essere qui, grazie per essere qui con noi questa sera. Anche su YouTube, ditemi se va tutto bene, scrivetemelo magari con un commento, qui almeno mi rendo conto se va tutto bene. Ok, Anna Rita mi dice tutto bene, tutto ok. Perfetto, allora diciamo che possiamo iniziare. Come al solito iniziamo dando un paio di informazioni. Dicevo, questa sera potrete interagire con me. Ecco River Johnny, ecco Eliana, ciao, benvenuti. Dicevo, potrete interagire con me per quello che riguardano le domande principali del trucco permanente. E una delle intenzioni di questo video è quello di darvi la possibilità di... attenzione, mi sta squillando il telefono, ma non posso rispondere. O meglio, datemi un secondo che rispondo, scusate. Eccomi di nuovo qua. Allora, eccomi di nuovo qua. Abbiate pazienza, ma come, siamo in diretta e ho risposto al telefono perché al telefono mi stava chiamando la mia nonna. E come voi potete ben immaginare, tutto ha importanza, ma niente ha più di importanza di rispondere al telefono alla nonna. E quindi scusatemi se vi ho fatto attendere qualche secondo, ma non potevo non rispondere, anche perché, come voi potete immaginare, a quest'ora una telefonata poteva voler dire un sacco di cose, invece tutto bene. Ok, grazie, e anzi, fortunato di averla ancora viva. Allora, intanto saluto, ci siete in molti stasera, bene, ok? Nives, ciao, ciao Vito, ciao Lella, ciao Katie, ciao, ecco qua, perfetto. Vediamo un pochino anche cosa ci dite qua, perfetto. Buonasera, ciao, raggio di sole, ciao Miki, ciao, ciao, eccoci qua. Dicevo, questa sera possiamo assolutamente rispondere a molte, voglio rispondere a molte domande perché, come vi dicevo, voglio che sia anche uno strumento per tutti voi. Da utilizzare ad esempio con le vostre clienti, nel senso che voi potete tranquillamente, quando una vostra cliente vi fa delle domande, o gli fate direttamente vedere il video, oppure potete prendere spunto per dare delle risposte rapide e per, insomma, per, diciamo così, non dico convincere, perché noi non dobbiamo convincere nessuno, ma per dare delle giuste informazioni alle clienti. Ok? Bene, allora, alcune cosine importanti per voi che seguite le lezioni online. Vi ricordo, anche se l'ho già detto parecchie volte, ma è sempre bene, soprattutto per chi di voi fosse per le prime volte
qui ad ascoltare. Vi ricordo che potete, scrivendo una mail a info@stefanostrano.it, cioè questa mail qui, potete tranquillamente ottenere il vostro attestato online. Che cos'è un attestato online? Semplicemente un attestato che voi vi potete stampare e appendere nel vostro studio. Ne abbiamo già dati moltissimi. E con questo attestato io vi voglio attestare che ascoltate le lezioni online e che quindi avete sicuramente imparato un sacco di cose. Dicevo, ne abbiamo già dati moltissimi e potremmo fare una cosa interessante. Mandatemi la vostra foto con gli attestati, tipo con l'attestato in mano così, mandatemi la vostra foto con gli attestati, io la pubblicherò, ok? La vostra foto, facciamo magari un bel collage, facciamo una cosa e la pubblicherò così tutti la possono vedere. Intanto salutiamo anche le nostre fedelissime amiche, è sempre un piacere avervi qui, vediamo un pochino chi c'è. Nessi, Sere, Nile, ciao, Martina, ciao, Renato, sì, ciao, Renato mi dice ciao Stefano, ciao nonna. Sì, santa nonna, veramente per me è stata come una mamma e quindi, come potete immaginare, quando la sento al telefono subito scatto, voi tutti mi avrete capito. Ciao Stefano, ciao a tutti, mi scrive anche Claudia. Ok Claudio, perfetto. Allora, vediamo di partire subito. E partiamo proprio con, cioè, veramente una riga di domande. Voi potete farmene altre se doveste averne alcune che le vostre clienti vi fanno spesso, scrivete pure. Io intanto parto. Allora, una domanda proprio che viene fatta regolarmente, ce ne sono un sacco qua, che mi viene fatta regolarmente è proprio: trucco permanente o semi permanente? Ok, perché si dice a volte permanente, perché si dice semi permanente? Allora, intanto aspettiamo un mito. Trucco permanente e trucco semi permanente sono la stessa cosa, e vi ho svelato questo enorme segreto. Ok, intanto voglio salutare anche altre nuove persone che sono qui stasera. Beh, Piera, è veramente un piacere che tu sia qui con noi come al solito. Luce, ciao Luce. Gabriella, Patrizia Spinogatti. A proposito, Luce, vedete qui che sulla pagina Facebook c'è Luce e Matthew. Oggi abbiamo avuto una conversazione piuttosto lunga telefonica e anche piuttosto interessante con questa persona che è una professionista dell'estetica, direi molto professionista dell'estetica, e mi ha fatto tantissimo piacere parlare con lei, perché ci siamo, come dire, confrontati su una serie di questioni. Lei ha avuto purtroppo un'esperienza molto negativa con un corso e ha voluto raccontare questa sua esperienza come commento ad uno dei miei video. Se avete voglia di andarla a vedere, è un'esperienza piuttosto raccapricciante e oggi l'abbiamo visto da tutti i punti di vista. E voglio dire, purtroppo di queste cose ne capitano molto spesso, ahimè, e questi video servono anche e vogliono anche avere l'idea che succedano molto meno, possibilmente zero, di queste esperienze così veramente negative, assurde, al limite della fantascienza. E quindi nulla, magari andate a dare un'occhiata e se avete avuto esperienze così, spero di no, magari rispondetele, datele un po' di supporto. Io oggi ho cercato di dire quello che mi sembrava più giusto. Comunque, una persona molto esperta, e mi ha fatto veramente piacere far due chiacchiere. Credo che poi ci vedremo al corso di Bologna. Ok, benissimo, torniamo a noi. Dicevo, trucco permanente o trucco semipermanente? Intanto salutiamo anche Bibi, salutiamo anche Lucia. Sono la stessa cosa, semipermanente, permanente è la stessa cosa. Si fa utilizzando la stessa attrezzatura, utilizzando gli stessi colori, le stesse tecniche, sono solo due modi differenti di chiamare la stessa cosa. Non esiste un qualche cosa di ufficiale che dica che si può dire semipermanente oppure permanente. Diciamo che è una questione di punti di vista, come spiego in uno dei miei primissimi video. Perché semi permanente si intende qualche cosa che non dura per sempre.
Invece permanente si intende qualcosa che dura per sempre, però è chiaro che essendo unità di tempo dipende dal punto di vista, dipende dal punto di vista. Infatti io dico, spiego la differenza, dal punto di vista del truccatore, cioè di chi fa make-up, il make-up artist, un trucco è permanente quando il giorno dopo non si cancella, no? Non si cancella il giorno dopo, nemmeno quello successivo, figuratevi se dura addirittura mesi, se non quando anni, beh allora quello è per forza un trucco considerato permanente, nel senso che non si cancella, quello è un trucco permanente, io faccio un eyeliner e non se ne va, ecco che quindi per un truccatore è permanente. Invece per un tatuatore non si tratta più di trucco, non è più permanente ma è semi permanente. Perché? Perché il trucco che utilizziamo noi, che tatuiamo noi, quindi con i pigmenti che vengono espulsi dalla pelle, non durano per sempre, tutta la vita intendo, come i pigmenti da tatuaggio, e quindi non sono permanenti come i tatuaggi, diciamo, del corpo, ma sono semi permanenti, nel senso che hanno una lunga durata, ma una durata comunque limitata nel tempo. Ciò quindi che cosa vuol dire? Che a seconda del punto di vista ci stiamo occupando di trucco permanente o semi permanente, a seconda del nostro punto di vista, qual è il nostro background culturale e professionale. Diciamo che quindi permanente e semi permanente sostanzialmente è la stessa cosa, ok? Bene. River Johnny scrive: ascolto tutte le domande degli altri dopo che ne faccio un'altra. Certo, Alessia Sassone, ciao. Alessia, aspetta, attenzione qua, scrive una cosa simpatica. Alessia, ciao Stefano, sei il meglio, grande. Alessia, microblading, bene, mi fa piacere che anche una persona che fa microblading partecipi alle mie lezioni, perché vuol dire che hai capito una cosa importantissima. Io mi sento dire spesso: Stefano, tu odi il microblading. No, io assolutamente non odio il microblading. Microblading, ci mancherebbe altro, non solo non odio il microblading, ma lontanissimo da me odiare anche chi fa microblading. Io semplicemente esprimo una mia o personalissima opinione, per cui preferisco utilizzare il dermografo per una serie di motivi tecnici, ma ciò non vuol dire assolutamente che io odio il microblading. Ecco, ritengo che col dermografo ci siano molte più possibilità, ma questa è una mia opinione che può essere da tutti voi sconfermata in qualunque momento, non succede niente. Ok, andiamo avanti. Grazie quindi Alessia per essere qui. Allora, andiamo avanti con un'altra delle domande che vengono fatte spessissimissimo, no? È questa: fa male il trucco permanente? Oddio, fa male il trucco permanente? Allora, questa è un'altra domanda alla quale si risponde molto molto velocemente. Il trucco permanente fa male? E la risposta in questo caso è: dipende. Dicevo, da cosa dipende? Come diceva quel bravissimo cantante Arabe De Paolo, dipende da che dipende. sicuramente quelli un po' più coi capelli bianchi di voi se lo ricordano. Era lo stesso che aveva fatto la flaca, no? Io purtroppo mi taglio i capelli, quindi non li vedete quelli bianchi, però la barba purtroppo tradisce la mia età che avanza. E quindi mi ricordo benissimo Arabe De Paolo. Allora, niente, dicevo, da cosa dipende se fa male il trucco permanente? La prima e più importante motivazione riguardante il dolore del trucco permanente è, attenzione, non dipende dal trucco permanente in sé, ma dipende da chi fa il trucco permanente, cioè dall'operatore che esegue il trucco permanente, ok? Buonasera Valeria, intanto Picocco, ciao. Patrizia Spinogatti, ciao. Gabriella, ciao. Dicevo, dipende da chi fa il trucco permanente, perché è ovvio che una mano addestrata molto bene, una mano molto sensibile, una mano che riuscirà ad arrivare nel derma ma non andare oltre, e renderà l'esecuzione del trucco permanente assai più dolce, assai meno dolorosa. Un po' dolorosa deve essere, perché quando noi andiamo nel derma, vediamo se riesco a farmi uno dei miei soliti famosissimi disegnini che ormai tutte voi quando venite al corso vi fate un sacco di risate, perché mi dite: Stefano, i tuoi soliti disegnini. Sì sì, esatto, sono proprio quelli. Allora vediamo un po', se riesco a farvi il solito disegnino, eccolo qua. Allora, dicevo, la nostra pelle come è fatta? Diciamo che questa è la superficie, più o meno questa è l'epidermide, questo è il derma, qua sotto c'è l'ipoderma, ok? Più o meno possiamo ragionare in questo senso, no? Quando con l'ago arriviamo fino al derma, dove dobbiamo arrivare, quindi per lasciare il pigmento in questa zona, ok? Noi andiamo a stimolare anche
ci sono tutta una serie di stimolazioni nervose, perché questi qua fate conto che sono i nervi che raggiungono, anche se li ho fatti rossi potrebbero sembrare capillari, ma era per farli di un altro colore. Queste sono, diciamo, le terminazioni nervose che si trovano nel derma. Ecco, noi con il nostro ago le andiamo a stimolare, no? Ma se con l'ago andiamo a finire, anziché nel derma, andiamo a finire giù nell'ipoderma, andiamo a stimolare molte più terminazioni nervose e di conseguenza quello che faremo sarà assai più doloroso per le nostre clienti, ok? Quindi una cosa assolutamente molto importante è proprio questa, è quella quindi di non andare in una profondità troppo eccessiva, altrimenti il dolore farà male. Cioè il dolore sarà elevato e il trucco permanente farà molto male. Quindi fa male il trucco permanente? Prima di tutto dipende da chi lo fa. Quindi una persona molto brava, una persona molto esperta fa meno male. Poi c'è un'altra questione, che ogni cliente ha una sensazione, una sopportazione del dolore e del fastidio differente. Quindi a parità di stimolazione, alcune persone resistono senza batter ciglio, altre persone invece magari hanno un po' di difficoltà nella resistenza. Ma anche questo, come dire, non è, non stiamo ancora parlando di grandi tragedie, no? Non so come dire, si può tranquillamente fare. Altra questione per decidere, per stabilire se fa male, c'è anche Federica, ciao Federica Spitaleri, bravissima Fess Piercer, ok? Una bravissima piercer, se volete andare a vedere la sua pagina, Fess Piercer, è molto brava, anche lei fa trucco permanente sia con dermografo, anche con microbleni, anche se si è convertita al dermografo, però è molto brava e molto esperta come piercer, quindi se vi fa piacere farvi un piercing potete tranquillamente rivolgervi a lei, è una persona che ne sa. Dicevo, attenzione, qua abbiamo qualcuno che interviene, Antonietta Leone, ciao, Maria, ciao, ok, Adina scrive, io oggi ho fatto un trattamento needling e ho male adesso anche dopo 5 ore, niente in confronto alla dermopigmentazione, vabbè certo, non c'è dubbio. Lella scrive, nel derma abbiamo i recettori Ruffini, eccetera, bene, brava, vedo che hai studiato, noi che abbiamo fatto anche il terzo anno di estetica abbiamo studiato queste robine qui. Ora è chiaro che in un video divulgativo come questo non ha senso chiamare per nome tutti i vari recettori che troviamo nella pelle, anche perché tutti questi recettori prendono il nome da chi, diciamo, dagli scienziati che li hanno scoperti. Ok, bene, andiamo avanti. Dicevo, quindi il dolore deriva da chi lo fa, deriva dalla sensazione personale di ogni cliente e deriva chiaramente anche dalla zona, perché ad esempio le sopracciglia sono meno dolorose delle labbra, perché nelle labbra abbiamo un'innervazione molto superiore, e a parte il fatto che le labbra non sono pelle ma sono un tessuto diverso che si chiama mucosa e quindi ha tutta una struttura differente, allo stesso modo anche gli occhi sono un pochino più fastidiosi. Ma nel complesso possiamo dire che il trucco permanente non procura del dolore, possiamo più giustamente dire che procura del fastidio. E quindi tu che vuoi fare il trucco permanente, attenzione, se quando vai a fare un trattamento senti dolore, c'è qualcosa che non va, attenzione, ho visto una cosina qui, c'è qualche cosa che non va, vuol dire non devi sentire male, puoi sentire un po' di fastidio. Se senti male e ti sembra proprio di soffrire, di avere un dolore forte, fermati e vattene a casa, perché quell'operatore molto probabilmente sta esagerando e non ha l'esperienza adeguata per farti un buon trattamento. Allora, vi vedo che su Facebook siete circa 11-12 collegati, vi posso dire questo, facciamo un giochino, facciamo che ognuno di voi fa una cosa fantastica, che è condividere questo video, dai, così arriviamo a molta più gente, ci divertiamo molti di più. Quindi in un secondo basta schiacciare su condividi, così il video viene un pochino divulgato. Stessa cosa potete fare anche voi che siete su YouTube, dai, che lo vedo, chi l'ha condiviso, ok, ci vuole un attimo. Qui abbiamo un altro commento. Federica dice, ciao, sei a favore o a sfavore di utilizzare l'anestetico locale? Io sia con microblading o dermografo cerco di evitarlo, ma qualche cliente vuole l'anestetico. Secondo il tuo punto di vista, punto interrogativo. Allora, ho parlato di anestetico qualche video fa, ti posso dire che dal punto di vista strettamente legale usare l'anestetico è non permesso, non si può utilizzare l'anestetico.
Sicuramente voi mi direte sì, ma lo usano tutti e io vi rispondo, caspita, lo so, che credi che non lo so? Certo che ciò so, come dicono i nostri amici simpatici di Roma. Quindi per il discorso sull'utilizzo dell'anestetico, io nella mia posizione devo per forza dire quello che è, e cioè usare l'anestetico non è permesso. Personalmente vi posso dire che le sopracciglia le faccio sempre senza anestetico. Discorso diverso invece per labbra e eyeliner, e lì in qualche altro modo ci si deve arrangiare, ma esistono dei sistemi, come dire, con creme lenitive, altre situazioni. In ogni caso, se vuoi informazioni più precise mi puoi scrivere, perché comunque si vede ormai online di tutto. Noi vediamo delle persone che utilizzano anestetico ormai anche nei video su YouTube in giro, come se non ci fosse un domani, anche perché ci sono paesi dai quali vengono la maggior parte di queste bravissime insegnanti dell'est soprattutto, dove usare l'anestetico è permesso, e essendo permesso loro sono abituate a lavorare utilizzando molto anestetico. Noi ahimè non possiamo fare la stessa cosa, quindi sarebbe bene imparare a tatuare senza anestetico, anche perché vi dico questo, se imparate a lavorare senza anestetico diventate più bravi. Perché più bravi, più brave ovviamente, perché l'anestetico vi toglie molta sensazione, molto feedback della pelle, e quindi senza anestetico riuscite a lavorare meglio, cioè diventate più bravi, la vostra mano migliora molto dal punto di vista tecnico se lavorate senza anestetico. Quindi io vi posso dare intanto questo consiglio, ok? Allora vediamo un po'. Ok, Federica, fatto, grazie. Ah, abbiamo anche Paola Borchio questa sera con noi, che onore Paola! Paola Borchio è un estetista di grande esperienza, ha fatto più corsi lei che non so quante, cioè io tutti i corsi che ha fatto lei io forse non riuscirò a farli in tutta la mia vita. È una persona molto esperta che addirittura mi ha dato adesso una mano nel recensire alcune creme post lavorazione trucco permanente, di cui presto vedrete la mia recensione. Quindi ciao Paola, grazie di essere qua con noi. Paola è presente anche nel gruppo, il gruppo Facebook Tutto Bellezza, dove parliamo di bellezza in senso generale. Ma andiamo avanti con le nostre domande. Allora, prossima domanda: quanto dura il trucco permanente? Una delle domande più frequenti che vengono fatte: quanto dura il trucco permanente? Allora, questa è una domanda da $1 milione, ma vediamo di rispondere in maniera abbastanza generale. Ok, il trucco permanente è fatto per durare, sì, ma quanto? Per quanto? È fatto per durare, diciamo così, a seconda del colore che si usa e del tipo di zona che si tratta, una quantità di tempo differente. In generale possiamo dire questo: i colori più scuri sono, più tendono a durare, evidentemente, perché se un colore chiaro sbiadisce, in poco tempo non si vede più. Se un colore scuro sbiadisce, si continuerà a vedere ancora per molto tempo. E quindi già partiamo da questa grossa differenza, colori chiari, colori scuri. Alcune zone tendono a espellere il pigmento più velocemente, ad esempio le labbra tendono a espellere il pigmento molto più rapidamente rispetto alle palpebre, ad esempio, e anche rispetto alle sopracciglia. Quindi possiamo dire questo: in generale vi do una media standard. Le sopracciglia più o meno possono durare, prima di dover essere ribattute, diciamo tra i 12 e i 18 mesi, a seconda del lavoro che si deve fare. È chiaro che più è carico il lavoro, più potrebbero durare. Vi dico la verità, mi è capitato che durassero anche diversi anni prima di dover essere ribattute, però è chiaro, non è lo standard. Esattamente come se si vanno a fare lavori molto naturali e molto leggeri, possono durare anche meno di questa cifra che vi ho detto, soprattutto se si tratta della prima volta, cioè di lavorare su pelle che non era stata trattata precedentemente, mentre la seconda volta che la pelle viene trattata l'effetto estetico si somma e la durata è più lunga. Andiamo sul Vito ci dice: il dolore è una difesa dell'organismo, se lo annulli con l'anestetico non sai se stai lavorando bene, esattamente quello che dicevo, quindi non hai feedback della pelle e non ti rendi conto se stai andando troppo o troppo poco profondo. Riguardo dall'inizio, no, ma smeccherizza, no, non guardare dall'inizio, stai qui con noi, no? Poi lo guarderai più avanti.
Vito, infatti, cerco di evitarlo. Vito scrive anche perché c'è un cambio cellulare più veloce. Certo, ovviamente, il ricambio cellulare è quello che permette la dispersione, quindi l'espulsione del pigmento, è quello che succede nel discorso del trucco permanente. Ok, andiamo avanti, parliamo di occhi. Quanto può durare un eyeliner? Allora, l'eyeliner, se prende bene, se il colore prende bene, può durare anche 2 o 3 anni senza bisogno di dover essere ribattuto. Però non è sempre così normale che l'eyeliner prenda bene e che l'eyeliner non abbia problemi di tenuta. Ci sono infatti dei casi, e non nascondo che succedono anche a me, che la tenuta dura di meno di questa cifra e quindi vanno ribattuti più frequentemente. Ma diciamo così, nella media l'eyeliner dura di più delle sopracciglia. Invece le labbra sono in assoluto il trattamento che dura meno. Non solo perché, come dice giustamente Vito, il ricambio cellulare è più rapido, quindi l'espulsione del pigmento è più veloce, ma anche per un motivo assai più banale, che è quello che sulle labbra noi lavoriamo tono su tono. E quindi, essendo tono su tono, quando il tono su tono comincia un po' a sbiadire, sembra un gioco di parole, ma non c'è più tono. Cioè, sbiadisce molto più rapidamente, perché in realtà sbiadisce alla stessa velocità degli occhi o alla stessa velocità delle sopracciglia, però con una grossa differenza, e cioè che lavorando tono su tono l'effetto estetico si riduce più rapidamente. Francesca Gentile, ciao, benvenuta anche a te. Ok, quindi sulle labbra possiamo dire che circa una volta all'anno sarà necessario ribatterle per averle sempre in ordine. Questo non vuol dire che non possano durare anche 2 anni o 1 anno e mezzo, ma io vi sto dicendo una media, vi sto dicendo un qualche cosa che sicuramente non vi porta in errore. Cioè, se voi date queste misure alle vostre clienti, non sbagliate, perché non abbiamo esagerato nel troppo lungo e non abbiamo esagerato nel troppo corto. Ok, certamente non possiamo dire alle clienti che durerà 5 mesi, 4 mesi e poi va ribattuto. In quel caso, se dovesse capitare, lo ribattiamo, ma senza farci pagare, perché, come dire, è troppo poco. E lasciamo al microblading queste cose. È quasi che mi odiano quelli del microblading quando tiro fuori queste robe qui. Ok, benissimo. Luce scrive: anche ai corsi fanno usare l'anestetico. Certo, me lo so, ma quando ho fatto il video dove parlavo di verità scomode ho spiegato un sacco di cose, questa cosa non l'ho detta, ma i corsi sono spesso tenuti così, così senza artene parte, come quella brutta esperienza che hai avuto tu, e quindi ci sono un sacco di cose sbagliate nei corsi, un sacco di cose che non tengono conto anche delle leggi che sono vigenti oggi. Tra queste c'è il fatto che molti corsi, in molte scuole, l'anestetico viene utilizzato anche durante il corso, addirittura viene venduto sotto banco, che tra l'altro si tratta di narcotraffico, perché stai vendendo un narcotico che è la lidocaina, e in maniera del tutto abusiva. Quindi è narcotraffico a tutti gli effetti. Questa è la verità. Cioè, se in caso di controllo c'è il reato contestato è quello. Cioè, quindi non si scherza con queste robe qui. Eppure loro evidentemente giocano col fuoco, ma sono un po' affari loro, noi non lo facciamo. Ok, benissimo. Ok, Mad P, buonasera anche a te, ciao. Allora, andiamo avanti con le nostre domande. Vediamo un po' cosa riduce la durata del trucco permanente. Eccolo qua, cosa riduce la durata del trucco permanente. Ci sono un sacco di fattori che riducono la durata del trucco permanente. Allora, partiamo da fattori di tipo meccanico, no? Quindi tutto ciò che va a fare un'azione meccanica, come ad esempio potrebbe essere il vento, no? Potrebbe essere il vento è la cosa che mi viene, cioè il freddo, no? Il freddo, il vento, perché io mi accorgo soprattutto in questa stagione che ad esempio le persone che vanno tanto in scooter, cosa fanno? Arrivano con la pelle arrossatissima, e il fatto di arrossare la pelle per via del freddo che prendono aumenta il metabolismo della pelle e di conseguenza fa ridurre la durata del trucco permanente. Ci sono fattori di carattere ad esempio chimico, come potrebbe essere, che ne so, il cloro della piscina. Ad esempio, il cloro della piscina è uno di quei fattori
che fa anche in questo caso aumentare il metabolismo della pelle e di conseguenza diminuire la durata del trucco permanente. Il concetto poi è sempre quello, cioè l'aumento del metabolismo, esattamente come l'esporsi al sole, no? Fa durare di meno il trucco permanente, sole o lampade che siano evidentemente, quindi sta parlando di raggi UVA, UVB, quindi raggi che aumentano, in particolare gli UVA, che aumentano la velocità del metabolismo, UVA ma anche UVB, sì anche UVB, comunque i raggi UV in generale, aumentano il metabolismo, quindi fanno riprodurre le cellule in quantità maggiore, in quantità più veloce, e quindi determinano una più veloce espulsione del pigmento. Quali altri fattori possono ridurre la durata del trucco permanente? Sicuramente, come dicevo così al volo, il sole è, diciamo, il fattore più comune, no? Il sole in montagna, il sole al mare, il sole durante l'estate, il sole in barca, il sole o le lampade, no? Il sole o le lampade sono il fattore più comune. E poi c'è la piscina, che è un altro di quei fattori che funziona tanto. E poi, ecco, il fattore principe, il più importante, ecco, giustamente Vito dice anche i saponi aggressivi, per lo stesso motivo, tutto ciò che è aggressivo, no? Tutto ciò che crea infiammazione, anche momentanea, aumenta il metabolismo, quindi anche un sapone aggressivo, ma qualunque cosa che fa infiammare regolarmente la pelle. Quindi se tutti i giorni utilizziamo un sapone aggressivo, noi costringiamo la pelle a lavorare più del dovuto. Ma stavo dicendo, in generale, a parte tutti questi fattori che è vero riducono la durata, c'è un fattore che è il fattore principale che riduce la durata proprio drasticamente del trucco permanente, ed è il non osservare le regole dell'aftercare nei primi giorni dopo il trattamento, cioè quindi nei giorni immediatamente dopo il trattamento non fare quello che l'operatore o l'operatrice spiega. Ecco, quello riduce drasticamente, altro ho un sacco di domande su Facebook, ora le andiamo a vedere, dicevo, quello riduce drasticamente la durata del trucco permanente, ma drasticamente. Vi parlo proprio che un aftercare fatto male, ad esempio senza mettere la cremina, magari facendo toccandosi con le mani sporche, quindi creando delle infezioni, ecco, può ridurre veramente in maniera molto drastica la durata del trucco permanente. Quindi non sottovalutate questo aspetto, l'aspetto dell'aftercare, cioè di quello che si fa nei giorni immediatamente dopo il trucco permanente, è di gran lunga il fattore principe per far durare bene il trucco permanente, ma anche i tatuaggi, e i tatuatori questo lo sanno bene. Andiamo su Facebook perché ci sono una serie di domande interessanti. Ok, a me ribattono le sopracciglia ogni 6 mesi e sinceramente le ho battute a novembre e sono di nuovo sbiadite. Beh, questo Anna, bisogna capire come mai. Se vuoi scrivimi, fammi vedere, ne parliamo. Ciao Stefano, la durata della micro dipende anche dall'età della cliente? Ma per quello che è la mia esperienza ti posso dire che no, non dipende dall'età della cliente. Io ho clienti giovani che hanno avuto durate lunghissime, altre un po' più brevi, e clienti anziane. Non dipende, per quella che è la mia esperienza, dall'età della cliente. No, dipende da altri fattori. Piera scrive, la durata del trattamento dipende anche dal tipo di pigmento? Ma è ovvio, io vi parlo sempre di pigmenti di buona qualità, quindi parliamo di pigmenti di buona qualità. Se parliamo di pigmenti di buona qualità, i numeri sono quelli che vi ho detto. Se i pigmenti cominciano a non essere di buona qualità ed essere ad esempio un po' anacquati, è chiaro che queste durate drasticamente si riducono. Luce scrive, grazie Stefano, Luce scrive, grazie Stefano, anche questo fa capire l'incapacità del docente, va bene, ok. Antonella, buonasera. Anche i farmaci riducono, lì sinceramente questo, credo che i farmaci riducano se sono assunti durante il trattamento. Quello che ho esperienza io è che, ad esempio, persone che stanno in cure
hanno alcuni tipi di cure, fanno più fatica a trattenere il pigmento, e quindi in quel caso sarebbe bene semplicemente, come faccio io, evitare di fare il trattamento fin quando i farmaci non vengono più assunti. È una cosa sempre, come dire, giusta da fare, rimandare il trattamento se ci sono assunzioni di farmaci, come ad esempio forti cure cortisoniche, ok? In caso di cure cortisoniche io lascerei proprio perdere e il trattamento non lo farei. Ok, poi Federica scrive: se invece la durata dipende anche dal tipo di molecole del pigmento? Non capisco bene la domanda. Tipo di molecole del pigmento, non capisco bene la domanda, anche perché ogni pigmento è formato da molecole differenti, perché è formato da ingredienti differenti, quindi non si può parlare di molecole del pigmento come se fosse uno solo, ma voi sapete bene che ogni colore è una miscela di altri colori, e tutti questi colori che vengono utilizzati per essere miscelati insieme sono sostanze differenti, e quindi sono molecole differenti. Quindi non c'è una molecola del pigmento, ma sono molte molecole, e quindi la domanda è posta in un modo per cui è difficile rispondere. Diciamo che i pigmenti di buona qualità tengono sicuramente meglio. Dal tipo di pelle, qualcuno mi dice, Valeria Picocco mi scrive, dal tipo di pelle, la pelle grassa, attenzione, allora qua vi fermo un attimo, la pelle grassa, questa è una delle bufale peggiori che si trovano nel trucco permanente, e qua lo dico, la pelle grassa non ha niente a che vedere con la durata del trucco permanente. La pelle grassa si può tranquillamente lavorare e la durata è esattamente uguale a quella degli altri tipi di pelle. E quindi non dite alle vostre clienti che il colore non tiene perché ha la pelle grassa. Non lo dite, non è vero. Non c'è una motivazione tecnica, non è vero. Volete che ve lo dimostri? Vi dimostro perché non è vero. Perché così Stefano Strano mantiene il suo primato, come dire, io tutto quello che dico ve lo dimostro. Allora, andiamo a vedere la nostra pelle. Vediamo un po', La nostra pelle, che noi sappiamo essere fatta così. Ok? Bene, la pelle grassa è grassa, ma perché è grassa la pelle grassa? Perché noi abbiamo del sebo, si chiama così, chiamiamolo col suo vero nome, lo facciamo verde il sebo, ok? Questo sebo si trova dove? Nella parte qui sopra, superficiale della pelle, che come voi sapete è già presente. La nostra pelle ha nella parte superficiale, quindi sopra l'epidermide, uno stratino sottile sottile che si chiama film idrolipidico. Idro perché è composto da sostanze, diciamo così, idrofile, cioè che legano con l'acqua, idrolipidico perché è composto contemporaneamente anche da sostanze invece lipidiche, quindi grassi, come alcuni tipi di grassi che compongono il sebo. Bene, quando la nostra pelle produce un'eccessiva quantità di sebo, ci troviamo, oppure, ora non voglio entrare nello specifico, però lo sapete che io quando dico qualcosa, poi c'è sempre qualcuno che mi dice, ma perché dovevi aggiungere quello? Ricordatevi, questi sono video divulgativi, non sto facendo una lezione di dermatologia, ok? Diciamo che quindi la pelle grassa vuol dire che produce una quantità eccessiva di sebo che chiaramente ritroviamo sull'epidermide, e quindi per quello che si forma quella, la pelle lucida, se vogliamo così, perché c'è tanto grasso, come se ci dessi una mano d'olio sulla faccia, no? Ecco, allora, però è importante capire che il sebo, che si trova quindi qui in questa zona qui, cioè la superficie della pelle, ok, noi possiamo tranquillamente, come dire, rimuoverla. Come possiamo rimuoverla? Pulendola pulendola e sgrassandola. Noi la puliamo e la sgrassiamo, e quindi ci troviamo a non avere più questo strato di pelle, di grasso sulla pelle, e la nostra pelle non è più grassa, ok? La nostra pelle magicamente non è più grassa, perché noi con il nostro ago andiamo, oh, pardon, ho sbagliato punta, va bene, andiamo qui
Quindi qui dentro, dove non c'è il grasso o ce n'è in pochissima quantità, ok? Qualcuno potrebbe dire, sì, ma c'è... Sì, vi faccio quello che sta a casa, che ha studiato e che dice, sì, ma Stefano Strano, cosa stai dicendo? Nella pelle abbiamo anche, abbiamo anche lo strato adiposo, eh? E lo strato adiposo è fatto di grasso, eh? Sì, certo, giusto, hai ragione. Tu che mi stai dicendo questa cosa da casa tua, hai ragione. Ma lo strato adiposo, amica mia, amico mio, si trova sotto, in questa zona qui. E quindi se non sei proprio un, come dire, un trapanatore mascherato e quindi non vai proprio a finire qui con l'ago, lo strato adiposo, come dire, non crea problemi. Se tu rimani nel derma non c'è problema. Quindi la pelle grassa veramente non comporta alcun problema. Ok? Quindi sfatiamo il mito, sbufaliamo la pelle grassa. La pelle grassa non ha niente a che vedere col tatuaggio. Non dite alle clienti che non rimane il lavoro per colpa della pelle grassa. Se non rimane il colore, vi dico un segreto. Vi dico un segreto. Se non rimane il colore, la colpa è tua. Non glielo dire alla tua cliente, non glielo dire, ma se non rimane il colore, il segreto è che la colpa è tua. Ok? Ok? Va bene? Ma è un modo simpatico e divertente per dire che la pelle grassa in realtà non comporta alcun problema per noi. Se abbiamo problemi a far rimanere il colore, dobbiamo semplicemente addestrarci un po' meglio alla pratica del tatuaggio. Ok? Quindi non c'è nessun problema, ma il motivo è proprio questo. Vediamo un po', allora vediamo un po', qua ci sono delle altre domande. Federica scrive riguardo sempre ai pigmenti, quindi dipende soprattutto se annacquati o meno. Beh Federica, se i pigmenti sono un po' annacquati, evidentemente diciamo che la stessa quantità di liquido che tu inserisci sotto pelle contiene meno pigmenti e di conseguenza dovrai passare più volte oppure lascerai meno pigmento. Meno pigmento vuol dire meno colore e vuol dire sbiadimento più rapido. Sì, certo. Luce scrive, mi hanno appena detto al corso che la pelle sgrassa, sbiadisce. Ma sì, certo, ma come dire... La questione della pelle grassa, è chiaro che agli occhi di chi ha studiato un po' di dermatologia, per carità, io non sono ovviamente un dermatologo, ma avendo il terzo anno di estetica abbiamo studiato in maniera anche abbastanza approfondita la dermatologia, quantomeno per quanto riguarda la fisiologia della pelle, e quindi capire come è fatta la pelle. Chiunque di voi abbia studiato estetica sa benissimo come è fatta la pelle. Magari poi vi farò qualche lezione un po' più specifica per vedere la fisiologia della pelle, perché è giusto che voi la sappiate. Ed è una cosa che ad esempio al corso avanzato pelo per pelo dico, cioè vediamo bene, meglio che ai corsi base, perché chi fa il corso avanzato giustamente accede a un sapere più approfondito, no? No, è che al corso base, come dire, ci occupiamo di non far disastri, mentre al corso avanzato ci occupiamo di cominciare a fare dei lavori da già di livello, ok? E la questione della pelle grassa veramente non si pone, veramente proprio non si pone, quindi lasciamo stare questa storia, ok? Bene, esatto, Vito infatti scrive, nello strato adiposo il colore si espande, è giusto, quando si arriva allo strato adiposo, ed è uno dei motivi, vi faccio vedere questa roba qua che sicuramente vi interessa. Quando si fa la tricopigmentazione, pratica che io non apprezzo molto, e non l'apprezzo molto per un motivo semplice, perché sul cuoio capelluto lo strato adiposo è molto superficiale, un motivo tecnico questo, è molto superficiale, quindi è facilissimo con l'ago sorpassare tutta la pelle, proprio andare a finire nello strato adiposo qua sotto, è molto facile, perché la pelle del cuoio capelluto è veramente tanto 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 sottile, per di più lavorando con aghi a una sola punta è un attimo andare a oltrepassare la pelle. Si finisce a mettere il pigmento anche senza volere, ovviamente, perché si fa senza volere, si finisce a mettere il pigmento nello strato adiposo e il pigmento, una volta arrivato lì, trovando il grasso, il pigmento fa puff, si allarga e avviene quello che è il fenomeno del macro dot, cioè del punto molto grande che fa abbastanza schifo, diciamo così,
Aspetta, vediamo un pochino questa. Allora, Antonietta scrive: al corso ASL ci dissero che unto della pelle. Appare che se a un corso ASL mi dicono unto della pelle, io mi alzo e me ne vado. Perché se uno al corso ASL mi dice: allora, adesso vi spiego l'unto della pelle, bene, io dico grazie, prendo e me ne vado, cioè, mi metto la mia cartellina e me ne vado, perché non avete studiato neanche voi cosa volete insegnare a me. L'unto della pelle e il sudore, essendo prodotti da ghiandole esocrine, fantastico, quando sento dire ghiandole esocrine io mi eccito tutto, cioè che buttano fuori, bravissima, sul lavoro, appena eseguito, tendono a far fuoriuscire anche il pigmento. Qui siamo a fantascienza, non è assolutamente così. Non è così perché? Non è così e c'è un motivo tecnico, ora sarebbe troppo lungo, ma se queste persone avessero studiato un po' di fisiologia della pelle, evidentemente chi ti ha fatto queste lezioni non ha studiato la fisiologia della pelle, saprebbe che il sebo e le ghiandole sudoripare vanno a buttare fuori il loro secreto, si dice così, al di là di dove noi andiamo a tatuare, mentre quel problema che tu dici te, ahimè, si verifica con il sanguinamento, quindi con il sanguinamento il pigmento viene buttato fuori, con l'unto della pelle, l'unto del Signore, il famoso unto della pelle, ma dai, no, invece no. Ok, va bene. Allora, fantastico. Bello però che escano fuori questi argomenti, perché sono incredibili, sono più che attuali, eh? Sono sicuro che tutte le vostre clienti vi fanno queste domande. Yusimi, ciao Yusimi anche a te. Allora, una cosa, allora, già che ci sono vi dico ancora due cosine. I pigmenti, tra poco arriverà un nuovo carico di pigmenti, comunque per chi li vuole ci sono ancora disponibili, per qualsiasi cosa potete scrivere sempre a info@stefanostrano.it o contattarmi su WhatsApp se volete i pigmenti, ho fatto un video dove li spiego molto bene. Per quanto riguarda i corsi, vi faccio un rapido riassunto. Siamo appena stati a Venezia, tra l'altro è stato un corso fantastico, bellissimo, mi sono divertito un sacco, veramente bello, faticoso ma bellissimo. La settimana prossima sarò a Torino, poi ci sarà il corso fantastico, bellissimo, che non vedo l'ora di farlo, che è il corso di Piacenza dell'11 e il 12 di marzo. Attenzione, ci sono ancora due posti disponibili per imparare la tecnica pelo per pelo, è aperto a tutti chiaramente, ovviamente però è necessario avere un po' di pratica di trucco permanente. Poi saremo a Como. Attenzione, amici del sud, il 15, 16 e 17 di aprile sarò a Lecce, ripeto a Lecce, ci ripeto e dico anche che non vedo l'ora di andarci, perché è una vita che non vedo, che io non sono mai stato a Lecce e non vedo l'ora di andarci. 15, 16 e 17 di aprile faremo un bel corso, abbiamo ancora due posti disponibili per chi volesse partecipare anche al corso di Lecce, chiamatemi, scrivetemi, in particolare potete compilare il modulo che trovate qua sotto, info sui corsi. Ma amici del sud, non è finita, perché a maggio sarò anche a Palermo, non mi faccio mancare niente, mentre a fine giugno sarò in Sardegna, ok? Faremo in Sardegna Cagliari e Olbia, ok? Quindi attenzione, Lecce, Palermo, Cagliari, Olbia, evviva il sud Italia, non vedo l'ora di venirmi a prendere un po' di sole da voi. Ok, andiamo avanti. Allora, adesso arriva una domanda che è veramente meravigliosa, perché me la fanno in tanti, me la fanno addirittura al telefono, ma sono sicuro che la fanno anche a voi, che è questa: gli aghi sono sterilizzati? Gli aghi sono sterilizzati? Certamente che gli aghi sono sterilizzati, sono sterilizzati e sono imbustati uno per uno, e quando noi li tocchiamo con i guanti, li tocchiamo con la mascherina indossata e li tocchiamo in una zona di lavoro che abbiamo precedentemente pulito, disinfettato e tenuto nella massima igiene fino al momento in cui dobbiamo effettuare il lavoro. Quindi quando la cliente vi chiede se gli aghi sono sterilizzati, non dovete riderle in faccia, perché non è altro che un modo per manifestarvi una sua paura, perché chiaramente se ne sentono di tutti i colori, no? E noi dobbiamo essere dei professionisti
e spiegare alle persone che non sanno le cose. E quindi gli aghi sono sterilizzati? Certamente sono sterilizzati, imbustati uno per uno, li maneggiamo con i guanti sempre, li apriamo nella zona che abbiamo tenuto pulitissima, che è la zona che ci servirà come banco di lavoro per lavorare, ok? Ed è l'ultima cosa che facciamo prima di iniziare a lavorare. E non solo, noi prima di aprire l'ago lo facciamo vedere alla nostra cliente, e quindi dicendo: guarda, questo, ecco qua, giusto qui una cartuccia ad esempio, questo è l'ago che userò per fare il tuo lavoro, ti faccio vedere che lo apro qui davanti ai tuoi occhi. Molte persone apprezzano tantissimo questo gesto, perché in qualche modo si rendono conto che noi ci preoccupiamo di farle stare tranquille. Quindi rispondiamo sempre a queste domande, anche se possono sembrare sciocchine. Ai nostri occhi possono sembrarlo, perché noi siamo esperti di aghi, ma una persona che non sa nulla di aghi è molto lecito che faccia una domanda di questo genere, ok? Quindi non scherziamo con le paure delle nostre clienti. Andiamo avanti con le domande. Come depilare le sopracciglia, ovvero devo depilare le sopracciglia prima di... Ora poi il come depilare lo vedremo, ma devo depilarmi tutte le sopracciglia prima di venire a fare il trucco permanente? Una domanda che mi fanno spessissimo ancora oggi, nonostante tutta l'informazione che viene fatta. La risposta è no. Anzi, io dico alle clienti: non toccartele proprio le sopracciglia, non toccartele proprio, te le aggiusto io. Ma verranno tolte tutte? No, assolutamente non vengono tolte tutte. Vengono tolte solo quelle che escono fuori dalla forma che insieme decideremo. Decideremo una forma, tutto ciò che è al di fuori di questa forma, che probabilmente quindi rappresenta un disordine, qualcosa che non va, ecco, quello lo andiamo a togliere. Come lo togliamo? Mi raccomando, con le pinzette. Lasciate stare le cerette, ok? Con le pinzette. Presto avremo una bella sorpresa su questo argomento, ok? Bene, andiamo avanti. Un'altra domanda, che è una domanda un po' più tecnica, che però le clienti, soprattutto quelle che smanettano molto online, vi faranno spesso. Attenzione, Vito qua scrive: la scadenza è quando è stato impacchettato. Beh, no, non è il caso di andare così nello specifico con le clienti, perché nel momento in cui fate vedere una bustina chiusa, siete nel momento che la scadenza è quando state impacchettato, che ovviamente sono tutti dati che trovate qui, non è proprio il caso di andare così nello specifico con la cliente, che sono cose che a loro manco verranno mai in mente, e noi non ci complichiamo la vita senza motivo. Noi siamo persone serie e sappiamo che gli aghi che abbiamo comprato sono aghi abbastanza nuovi, e poi comunque di solito, ad esempio, questo ago in particolare, vediamo se lo riesco a farvelo vedere. Beh, questo è un ago che uso per fare delle dimostrazioni, quindi però ecco, non so se lo leggete, questo scade nel 2023, e quindi gli aghi generalmente una volta sterilizzati hanno una scadenza di 5 anni, ma ragazzi, se entro 5 anni non riuscite a fare un trucco permanente, forse è bene che cambiate mestiere, no? Cioè, non ha senso, ok? Federica scrive: suggerimenti per il post trattamento, ogni tatuatore ha la sua procedura, qual è quella più giusta? La vedremo presto, perché farò un video dove vi farò vedere anche un nuovo prodotto che trovo molto interessante, che sto testando in questi giorni, e quindi vi parlerò presto dell'aftercare. Ciao Sirina, ciao, ok? Bene, ok. Andiamo avanti. Allora, dicevo, alcune clienti vi fanno una domanda un po' più tecnica, soprattutto quelle clienti che smanettano un po' più online, no? La domanda è questa: ma si può fare il camouflage? Si può fare? Tu lo fai? Lo fai il camouflage? Allora, ho fatto una lezione specifica dove parlo del camouflage e ve la riassumo in 3 minuti qui. Il camouflage io lo sconsiglio sempre, perché il colore che viene utilizzato, per tanto che possa essere lì per lì corretto, nel giro di anche solo che qualche giorno esce fuori come una lampadina. Perché? Perché la nostra pelle non è tutti i giorni dello stesso colore, ma anzi la nostra pelle cambia colore molto spesso, più volte al giorno, ma anche più volte in un'ora, addirittura se arrossite cambia nel giro di qualche secondo. E quindi se voi cercate di creare qualche cosa che rimanga lì, diciamo, dello stesso colore della pelle, non ci riuscirete, perché ovviamente la pelle è in movimento. Quindi camouflage sì, camouflage no,
Camouflage? No. Attenzione, per chi non l'avesse capito, mettiamola così. Camouflage, dov'è? Camouflage? No. Camouflage? No. Ok? Se nel momento del dubbio, nel caso vi venisse in mente di fare il camouflage, riguardate questo video in questo momento. Camouflage? No. Avete capito? Camouflage? No, ok, ok, quindi mi raccomando, camouflage no, ok, benissimo, benissimo, e in questo modo vi ho evitato un sacco di guai. Ciao Loredana, ciao, benvenuta anche a te, ok, benissimo. Si può correggere il trucco permanente? Beh, voi saprete benissimo e sapete benissimo che moltissime clienti vi chiedono di correggere dei lavori brutti fatti male che si portano indietro dal loro passato. Non vogliamo indagare più di tanto. Si può correggere il trucco permanente? Attenzione, qua però voglio aprire una parentesi, chiudere una parentesi. Leggo, ahimè, purtroppo, bevo un sorso d'acqua. Leggo, ahimè, purtroppo, in molti lavori pubblicati online da alcune colleghe, scritto quasi sempre: correzione di precedente lavoro, correzione di precedente lavoro, correzione di precedente lavoro. Ma attenzione, se tu ribatti un lavoro fatto 3 anni fa, non lo stai correggendo, lo stai ribattendo. Capisco che sei più figa se scrivi correzione, perché sembra che sei più brava, no? Però non è vero, non hai fatto alcuna correzione, hai ribattuto, al limite l'hai fatto un po' più spesso, ma perché ora sono più di moda, no? Cioè la correzione è quando c'è stato veramente un disastro e tu hai risolto questo disastro, ma se semplicemente hai ribattuto un lavoro vecchio, non scrivere correzione, dai, un po' di etica professionale, un po' di amor proprio, dai, ma non scrivere correzione, scrivi ribattuta di precedente lavoro, no? Correzione non ci piace, ok? Adina scrive giustamente, io vedo delle correzioni fatte peggio del primo lavoro. Mamma mia, se hai ragione, hai veramente ragione da vendere, ne vedo anch'io tantissimi. Comunque vediamo, si può correggere il trucco permanente? In una certa misura si può correggere, se il lavoro precedente non è troppo scuro, se il lavoro precedente non è troppo deforme, si può correggere. Vi faccio un esempio, diciamo più o meno, se vi arrivano delle sopracciglia, vediamo un po', se vi arrivano delle sopracciglia così, ecco, questo non lo potete correggere. Questo non lo potete correggere perché voi dovreste fare una cosa del genere per renderle umane. E questa parte qua cosa facciamo? Non ci possiamo fare niente, noi quello non lo possiamo cancellare. Quindi un lavoro del genere non lo possiamo correggere. È proprio, purtroppo, abbiamo le mani legate da questo punto di vista. Se invece vi arriva un sopracciglio così, ipotesi, ecco, una cosa del genere, questo sì, possiamo correggerlo, perché magari lo spessiamo un po' qua, gli creiamo un po' di angolo qua, magari facciamo un po' più di luce così, ecco, questo l'abbiamo reso un po' più decente, ecco, questo lo possiamo fare, ok? Se si tratta di colore, ad esempio, se abbiamo un colore scuro, 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 ma cosa vuoi correggere? Non c'è niente da fare, l'unica cosa da fare è, ahimè, ricorrere al laser, che il laser in una buona percentuale di casi ottiene dei risultati ottimi. Allora, in quel caso lì si può fare, sicuramente. Ma se invece il colore è chiaro, beh, un colore abbastanza chiaro, su quello possiamo agire in maniera abbastanza adeguata, lo possiamo coprire, no? Oppure possiamo fare delle coperture anche scure, abbastanza forti, però ovviamente dobbiamo avere una cliente che ci permetta, nel senso una cliente che sulla quale questo lavoro possa star bene. Diciamo che quando andiamo a mettere mano su un lavoro precedente non troppo bello, dobbiamo sempre essere consapevoli che c'è un compromesso, ci sono dei compromessi da accettare, ok? Ci sono alcune domande, vediamo un pochino. Tania scrive: io non amo il camouflage, preferisco laser per rimozione. Ma certamente anch'io, diciamo così. Quindi come si fa a correggere un vecchio tatuaggio? È una domanda complessa e diciamo che, infatti, ne ho parlato proprio oggi con una persona che mi chiedeva questa, mi ha fatto proprio questa domanda. Io faccio 3 corsi avanzati attualmente: il corso avanzato pelo per pelo, il corso avanzato full lips per imparare a fare le labbra belle piene,
e il corso avanzato per la correzione dei lavori precedenti, dove si fanno sì delle correzioni, ma è l'ultimo dei corsi avanzati, cioè dei corsi avanzati è l'ultimo che si fa. Quindi qual è il sottotitolo? È quello che richiede più esperienza. Molta più esperienza, cioè al corso avanzato correzioni non vi faccio accedere, anche se volete partecipare, non vi iscrivo a quel corso lì se non mi rendo conto che avete la giusta esperienza per potervi permettere quel corso lì. Esattamente come faccio al pelo per pelo, che chiedo: ma hai fatto un po' di lavori? Perché chi di voi mi ha telefonato per fare il corso pelo per pelo sa benissimo che io dico: ma sei sicura di fare il pelo per pelo? Guarda che il corso pelo per pelo è pensato per fare questo e questo e quest'altro. Cioè non è che io scrivo tutti al corso pelo per pelo, scrivo solo quelli che giustamente possono usufruirne nel modo giusto, perché non vi voglio portare via i soldi, non voglio che voi spendete i soldi per un corso che poi non ve lo godete. Figuratevi il corso più difficile, il corso dove è richiesta più esperienza, su quello sono veramente inflessibile, cioè piuttosto non lo faccio, ma non vi faccio partecipare se non siete a quel livello lì. Tanto io non è che devo campare facendo il corso come invece qualcuno, vabbè, non voglio entrare in polemica, ok? Andiamo avanti. Giusta osservazione, è una ribattuta, bene. Concordo sulla scelta linguistica, bene, mi fa piacere. Inteso un precedente lavoro fatto male, sì, ovvio, ovviamente. Andiamo avanti con le nostre domande. Si può trattare il tatuaggio con la luce pulsata per schiarirlo un po'? Mi fai una domanda alla quale con tutta umiltà ti dico: non lo so. Questo non lo so perché? Perché non sono un esperto di luce pulsata, ovviamente so cos'è, so per cosa si utilizza, ma bisognerebbe chiederlo a chi effettivamente si occupa di luce pulsata quotidianamente e che quindi ha esperienza dell'effetto della luce pulsata. Queste persone sapranno dirti molto meglio di me se si può ottenere uno schiarimento del tatuaggio. Ti dico la verità, dubito molto che si possa fare, però preferisco dirti non lo so, in tutta umiltà, non posso sapere proprio tutto io. Ok, qua mi chiedono se si può agli occhi. No, agli occhi no, ovviamente no, il laser non si fa. Nels de Los Angeles, ciao, buonasera a te, ma dimmi la verità, Nels di Los Angeles, ma tu ci chiami proprio da Los Angeles? Perché in questo caso io sarei veramente onorato della tua presenza, ok? Bene, scrivici. Andiamo avanti con le domande. Allora, questa è una bella domanda, una domanda che mi dice, ma qua veramente c'è tantissima gente che scrive, ora poi vediamo dopo. Una bella domanda che mi viene fatta tantissime volte, cioè: posso vedere prima come sarà il trucco permanente? Posso vedere prima come sarà il trucco permanente? Sì, lo puoi vedere prima, certo, è chiaro che non lo puoi vedere prima su di te, perché quello lo puoi vedere dopo, cioè, quello lo puoi vedere dopo che te l'ho fatto, però diciamo che puoi avere una bella idea molto chiara, perché se io ti faccio prima il disegno e lo concordiamo insieme, ad esempio tu intanto puoi vedere prima la forma, e quindi già la forma la puoi vedere prima, certamente. Questo dovete spiegarlo alle vostre clienti, perché le vostre clienti hanno bisogno di essere rassicurate su queste cose. E quindi certamente puoi vederlo prima, nel senso che la forma la decidiamo prima insieme facendo un bel disegno. E poi farai vedere alla tua cliente dei lavori precedentemente fatti, dove si vede il tipo di finitura che avete scelto insieme. E quindi la cliente, guardando la foto di un lavoro finito, guardando la forma delle sopracciglia fatte, avrà un'idea abbastanza chiara e abbastanza verosimile di quello che sarà il risultato finale su se stessa. E in questo modo avrete, anche in questo caso, aiutato la cliente a scegliere e contemporaneamente le avrete tolto molti dubbi e l'avrete fatta stare più tranquilla, cosa che è assolutamente necessaria per noi che facciamo un lavoro così delicato. Abbiamo alcune domande anche, soprattutto quando ha fatto vedere artista indipendente Tania scrive: soprattutto quando mi hanno fatto vedere ad un corso la deviazione di una coda delle sopracciglia, eliminando la reale coda, nettatono una nuova. Poi la cliente è costretta a rasare la sua cosa naturale. Vabbè, sì, certo, le doppie punte, le doppie code sono, succede Stefano. Ciao Valentina Ormizzova, ciao. Luce scrive: bravo Stefano, a me, come ho già scritto, hanno preteso che facessi il pelo dopo un'ora che avevo provato. Cioè, perché è chiaro, se dopo un'ora che provi su pelle finta vuoi fare il pelo per pelle, è impensabile. Mina, ciao Mina, benvenuta, ciao, grazie per essere qui con noi. Andiamo avanti.
Allora, mi chiamo Yusimi de Los Angeles. Ah, ok. Ok, volevo chiedere, vediamo qua. La nostra non è di Los Angeles, nel senso che è di Los Angeles, ma proprio è il suo cognome. Fantastico. Allora, Mara mi scrive: e della nostra presenza italiana non sei soddisfatto? Ma Mara, ma certo che sono soddisfatto, ma puoi immaginare il fatto che qualcuno da Los Angeles mi guardi in qualche modo, mi rende felice, perché vuol dire che questa cosa si sta diffondendo, ma è ovvio che sono soddisfatto, è chiaramente logico, no? Il fatto che io sia contento perché qualcuno mi guarda da lontano non vuol dire che non sia contento perché qualcuno mi guarda da più vicino, che poi magari siamo lontani anche qui, non ti preoccupare, Vi voglio bene a tutti tanto uguale, non ti preoccupare. E lo dico sul serio, lo dico sul serio. Anzi, se poi mi vuoi dare una telefonata, te lo dimostrerò anche. Niles mi dice: volevo chiederti, mi capita di iniziare a fare i peli con il dermografo e i primi non prendono colore, ma se non ci fosse pigmento? Beh, allora Niles, in questo caso, nel tuo caso potrebbe veramente allora essere il momento, arrivato il momento di fare il corso pelo per pelo, perché sei arrivata ad avere quel tipo di problema che si risolve facendo il corso pelo per pelo, cioè in quel corso lì noi andiamo proprio a spiegare come evitare questo problema, ok? Quindi se volessi delle informazioni, compila il modulo che trovi qua sotto con scritto info sui corsi. E poi ci sentiamo e ti dico magari due cose più precise, ma mi sembra che sei al momento giusto per fare questo corso. Cindy scrive: un saluto dalla Playa del Carmen, grazie, grazie, wow, vedi, c'è gente da fuori, sono molto contento. Johnny scrive: potrei fare la forma, riportarla su una sua foto in tempo reale con Photoshop o anche in tempo non reale. Però non so se le conviene, magari non viene identico al progetto. No, Johnny, mi sembra un lavoro lungo, anche se sei bravissimo con Photoshop, lo ritengo uno sforzo non motivato. Francesca, sei unico, anche noi vi vogliamo bene. Grazie, ma io vi voglio bene davvero. Guardate, io. Sì, ma che gentile che sei, Stefano. No, ma io è la verità. Lo sapete che io tendo ad avere personalmente rapporti con le persone con le quali, alle quali, ad esempio, do informazioni sui corsi. E mi capita molto spesso di quando telefono, perché magari io ritelefono oppure contatto delle persone che avevano chiesto informazioni e sono magari io qui. Io personalmente che chiamo, dall'altra parte si stupiscono molto, mi dico: ma sei proprio tu, sei proprio tu. E io dico: quando io vi dico che ci tengo a voi, lo dico sul serio, io passo delle ore a cercare a rispondere alle vostre domande in privato, ma delle ore veramente, veramente delle ore a rispondervi in privato, a scrivermi messaggi, a guardare i vostri lavori, e lo faccio veramente. Se qualcuno di voi mi ha cercato, saprà che io rispondo veramente a tutti voi uno per uno. Non lo dico, lo dico sul serio. Mettetemi alla prova. Se avete bisogno di qualcosa, scrivete. Io, coi miei tempi e ovviamente entro certi limiti fisici, cerco di rispondere sempre velocemente a tutti, ok? Stefano, qualche corso a Salerno? Beh, no, allora a Salerno non è previsto prossimamente, è previsto però un corso avanzato a Napoli, quello sì. Per Salerno no. Per chi vuole fare il corso più vicino a Salerno, anche se non è vicinissimo, è Lecce per il momento. Cercheremo di fare magari qualcosa nei dintorni, magari chiedete informazioni per i corsi, se ci sono, se magari siete un certo numero, vengo ben volentieri a Salerno a mangiarmi una pizza insieme a voi, assolutamente. Però diciamo che se volete partecipare, siete un certo numero, non tantissimi, non mi servono, i miei corsi sono sempre piccoli. Veniamo, creiamo un corso apposito per voi, vengo molto molto volentieri, ok? Ok, bene, andiamo avanti. Quindi, posso vedere come sarà il trucco permanente? In una certa misura, sì. Un'altra domanda, questa è bellissima, questa è bellissima, guardate qua, questa qua. Trucco permanente naturale, cosa vuol dire? Questo è un foglio con tutte le domande che io pian piano mi appunto. Trucco. Allora, trucco permanente. Miriam dice Cilento, sì. A trucco permanente naturale. Allora, la parola naturale è una parola che ci sentiamo ripetere molto spesso e che anche noi utilizziamo, ma spesso la utilizziamo a proposito. Diciamo che in realtà una cliente quando ci chiede un trucco permanente naturale ci sta chiedendo che quel trucco permanente stia bene sul suo viso.
Perché poi in realtà su 10 persone il trucco permanente naturale sono 10 trucchi diversi. Quindi non esiste il prototipo del trucco permanente naturale, è una sciocchezza pensarlo, no? Ogni cliente che chiede un trucco permanente naturale in realtà ci sta chiedendo di prenderci cura di lei, di fare in modo che lei esca di lì con un lavoro che non sembri finto, ok? Ecco che allora questo, come dire, è già un qualche cosa che ci aiuta di più. Quindi trucco permanente naturale noi dobbiamo sempre tradurlo quando la cliente ce lo chiede. Ovviamente diciamo sì, certo, cercherò di fartelo naturale perché dobbiamo farla contenta, no? Però naturale di per sé non vuol dire nulla. Vuol dire semplicemente che questa persona è preoccupata che non sembri finto. Johnny, no, non ti preoccupare. Johnny scrive cose simpatiche. No, ma non ti preoccupare, va benissimo. Stai tranquillo. Ok, Maria Scala chiede quando a Napoli. Allora, io vorrei farlo, ma vorrei proprio farlo volentieri, un corso base a Napoli. Quindi sarei ben dell'idea di farlo, anzi direi che lo facciamo. L'unica cosa è che scrivetemi voi qua sotto dove c'è scritto info sui corsi, anche in questo caso se facciamo un certo numero, non molti, basta qualcuno, vi faccio il corso a Napoli, vengo volentieri perché Napoli, e questo lo dico, e chi mi conosce personalmente sa che io ho un legame strettissimo con Napoli, ho studiato musica tanti anni nella mia vita e in particolar modo io sono sempre stato un grande fan, ma non fan, io sono stato innamorato alla follia, che è una cosa più profonda, di Pino Daniele, no? E Pino Daniele è come dire, io quando è mancato ho avuto veramente, scusatemi, per me Pino Daniele è stato veramente importante per la mia crescita personale. E quindi, dai, fatemi bere mezzo bicchiere d'acqua. Grande Pino, ho bisogno di venire a Napoli e sentire un po' della sua musica, ok? Della sua musica, ok? Bene, dai, ci vediamo a Napoli il prima possibile. A parte che poi Napoli è bella per mille altre cose, chiaramente, eh? Però quando poi mi conoscerete di persona vi racconto la mia storia da musicista. Io ho suonato tanti anni le sue canzoni in tanti modi, anche in ambienti abbastanza importanti musicalmente. Insomma, è stato bello veramente. Grande Pino, ti voglio bene. Bene, andiamo avanti. Altre domande. Perché il controllo dopo un mese? È importante, perché il controllo dopo un mese? Allora, questa è una domanda un po' più tecnica alla quale possiamo rispondere e dobbiamo rispondere in maniera un pochino più tecnica, e cioè la nostra pelle ha quello che viene chiamato mi viene la parola in inglese, comunque sostanzialmente l'epidermide viene sostituita completamente nel giro di circa 28 giorni, quindi il ricambio cellulare avviene in circa 28 giorni, cioè un super giù un mese, 4 settimane, ok? E quindi noi prima di avere la certezza del lavoro che abbiamo fatto, dobbiamo attendere che ci sia un completo rinnovamento cellulare dell'epidermide. In questo modo ci rendiamo effettivamente conto di che cosa è successo, ok? Sì, vedo che avete apprezzato, ma non ce la posso fare, io quando parlo di Pino per me è un pezzo della mia infanzia, un pezzo della mia cultura, un pezzo di tutta la mia vita, è una cosa importante per me, e quindi niente, e quindi bene così, no? Bene così, tutto sommato, sono cose belle. Dicevo, dopo un mese noi possiamo vedere effettivamente qualche cosa, cioè che cosa abbiamo effettivamente tatuato, cosa siamo riusciti effettivamente a tatuare sulla pelle dei nostri clienti. Dai, non... sì, no, ma è vero. Dai, mi fate distrarre con questi commenti. Allora, abbiamo bisogno, dai, fatemi finire questo, che sennò non riesco a finirlo, vediamo un po'. Allora,
Abbiamo bisogno effettivamente di un mese per capire che cosa è successo. Dopo un mese ci rendiamo conto di quanto pigmento effettivamente è rimasto, di quanto è sbiadito e possiamo renderci conto di che tipo di seconda seduta dobbiamo andare a fare. Ok? Bene. Quindi ecco perché bisogna attendere un mese. Allora direi che possiamo andare avanti, ne facciamo ancora un paio di domande, anche perché siamo già in onda da un bel po', vediamo un pochino. Andiamo di nuovo qui. Allora, Valentina scrive: Stefano, posso farti una domanda? Certo, voglio dire, stiamo qui apposta. Dunque, se io ho fatto il corso di base in Ucraina, come posso praticare in Italia? So che in Italia ci sono leggi più precise. Allora, in Italia, per fare il trucco permanente, non importa dove tu abbia fatto il corso base, lo puoi aver fatto dovunque, nel senso che la tua capacità di fare il trucco permanente in Italia non devi dimostrarla, non è necessario dimostrarla, mentre devi frequentare obbligatoriamente un corso igienico-sanitario. Ora, io non so se tu, dove hai fatto il corso, ti hanno fatto un corso igienico-sanitario. Nel caso tu avessi fatto un corso igienico-sanitario riconosciuto dal tuo paese, puoi chiedere che venga riconosciuto anche in Italia, e se rispetta, diciamo, la durata di ore, tutte queste robe qui, te lo riconosceranno anche in Italia, nella tua regione. Su questo però non ti posso garantire, perché quello che ti posso dire è che in Italia è obbligatorio il corso igienico-sanitario, quello è obbligatorio, ok? Mentre dove tu frequenti i corsi per apprendere il tuo lavoro, diciamo, non è importante ai fini di essere in regola per lavorare. È importante per lavorare, perché se lavori bene è meglio. Ma se invece devi, come dire, lavorare ed essere in regola e a norma, ti serve l'igienico sanitario, ok? Bene, andiamo avanti. Allora, la cliente mi ha detto... Allora, questa è bella. Allora, dov'è? Oggi ho fatto un lavoro bellissimo, a mio parere perfetto, scrive Nice di Los Angeles. Ma ho dovuto riempire il sopracciglio con delle pelli, con dei peli, perché mancavano molti, giustamente fatti a mano, vengono tutti posti organizzati. Beh, non ho capito bene cosa vuoi dire, però la cliente mi ha detto che sembrava una cucitura. Non lo so, allora fai una cosa, mandami una foto di questo lavoro e io cercherò di aiutarti, di darti un consiglio su questo lavoro, vediamo se è effettivamente una cucitura o no, ok? Lella scrive: ti è mai capitato di ribattere dopo un mese e usare un pigmento più scuro rispetto al primo? Lella, ottima osservazione. Sì, mi è capitato e quando faccio i corsi base lo spiego sempre, perché ai corsi base mi fanno quasi tutti una domanda, che è lecita ovviamente, che è questa: ma Stefano, ma tu ti scrivi il colore che hai utilizzato per ricordartelo la volta successiva? La risposta mia è: potete anche scriverlo, diciamo che io a volte lo scrivo, a volte no, perché alcuni colori non ho bisogno di scriverli perché me li ricordo, li conosco molto bene, altri, soprattutto per quanto riguarda le labbra, invece me li scrivo sempre, per gli occhi ad esempio non è necessario scriverlo perché si usa al 99% dei casi solo il nero, quindi non mi sembra che sia il caso di scriverlo, no? Ecco, però diciamo che puoi prendere un appunto sul colore che hai utilizzato sicuramente, però sappi che può capitare un certo numero di volte che la volta dopo non utilizzerai lo stesso colore, perché magari dovrai fare un po' più scuro o un po' più chiaro o semplicemente diverso, andare un po' a correggere l'intonazione del colore, no? Quindi mi è capitato molte volte di non utilizzare lo stesso colore la seconda volta, al secondo giro, una cosa assolutamente normale per quello che mi riguarda. Mad P scrive: nel periodo del ciclo mestruale si è più sensibili e i capillari sono più fragili? Che cosa mi dici a riguardo? Quindi, nel periodo del ciclo mestruale si è più sensibili e i capillari sono più fragili? Che cosa mi dici a riguardo? Beh, guarda, io... Adesso mi viene una battuta, dai. Che io, come puoi capire, in quanto uomo ho difficoltà a risponderti. No, ma scherzo. Ti posso dire che... non so se ha una veridicità dal punto di vista scientifica, ma per esperienza ti posso dire che durante il ciclo mestruale ho avuto appunto esperienza di un sanguinamento più facile. Siccome questa cosa l'ho riscontrata molte volte negli anni,
Adesso la do un po' per scontata, cioè sanguinamento più rapido. Probabilmente, se c'è tra di voi un medico o qualcuno che si intende di queste cose, potrà darci magari una spiegazione scientifica del perché durante il periodo del ciclo mestruale io, ma non solo io, riscontriamo un maggior sanguinamento, più facile sanguinamento, ok? Ok, poi abbiamo un'altra domanda. Se tutte le mie diplome sono sudamericani e non europei, non è un problema in Italia? Allora dice, se tutti, praticamente Cindy scrive, se tutti i miei diplomi sono sudamericani e non europei, allora il problema in Italia è solo uno, devi avere l'attestato igienico-sanitario. Senza igienico-sanitario in Italia non si può lavorare. Anche se hai 200 diplomi, puoi essere il più bravo del mondo, in Italia non puoi lavorare se non hai un igienico sanitario. Se tu hai dei diplomi presi ad una scuola riconosciuta dal tuo stato, quindi dallo stato di appartenenza, puoi chiedere che venga riconosciuta l'equipollenza qui in Italia e probabilmente ce la farai, la otterrai, però questo ovviamente lo deve decidere la regione nel quale tu farai la richiesta, ok? Durante il corpo è più resistente ai forzi e allo stress, qua non capisco cosa dice, secondo me no, ok. Come devo fare? Per me è un lavoro fatto come si deve. Nice di Los Angeles, tu scrivimi su Facebook, mandami le foto del tuo lavoro e ne parliamo insieme. Anche su WhatsApp puoi mandarmelo, guarda. Su WhatsApp, questo lo dico anche per voi, se avete bisogno di aiuto di qualunque cosa, mi potete scrivere su WhatsApp a questo numero. Questo è il mio numero del lavoro, potete, io di solito rispondo abbastanza rapidamente, chiaramente, voi potete, se avete bisogno di qualche informazione, scrivermi qui. Io vi chiedo soltanto di non abusare di questo numero, non perché non posso rispondere, ma perché se mi intasate di notifiche, faccio fatica a rispondere a tutti, cioè se dovete scrivermi qualche cosa di particolarmente urgente, usatelo pure, molto volentieri. Se no, scrivetemi su Facebook, così io posso rispondere con un pochino più di calma. Intanto state tranquilli che io rispondo a tutti. Non lascio nessuno indietro. State tranquilli, ok? Bene. Abbiamo poi qui... abbiamo una serie di altre domande. Qua mi scrivono... il bisogno regionale, Angelina scrive, Valentina ha bisogno del corso regionale su disinfezione per tatuatori, giusto, che si chiama corso igienico sanitario, giusto. Quanto dovrebbe costare in Italia questo corso? 90 ore, qual è il prezzo giusto? Allora, Valentina, intanto se hai il diploma igienico sanitario puoi tranquillamente operare in Italia. La durata del corso varia da regione a regione e anche il costo di conseguenza varia da regione a regione. Tra l'altro vi annuncio che sto organizzando insieme ad una scuola molto importante a Genova anche io il corso igienico-sanitario, quindi se qualcuno poi non avrà bisogno di fare il corso igienico-sanitario potete anche rivolgermi a me, non è ancora attivo, probabilmente sarà attivo da settembre, ok? Cercheremo di farlo in maniera rapida e io ovviamente non ci sarò io a insegnare, ma ci sarà un medico, io però mi occuperò di un certo numero di ore di lezione, diciamo degli argomenti per i quali io sono adeguato per insegnare, perché nel corso igienico-sanitario chiaramente non si parla propriamente di trucco permanente, ma io in quanto ho un esame universitario di igiene, per chi così almeno se qualcuno avesse dubbi almeno sappia che io ho un esame universitario di igiene che ho preso anche un bel 30 lode, posso insegnare alcune cose al corso igienico-sanitario, chiaramente il core, cioè diciamo l'insegnante principale è un medico dermatologo, ok? Facciamo le cose bene. Allora, ancora una domanda, poi direi che ci fermiamo perché è quasi un'ora e mezza che siamo online. Faremo poi un'altra puntata dedicata alla risposta alle domande, ok? Questo è bellissimo, che è questo. Si può fare in estate il trucco permanente? È una domanda che da adesso che iniziano i primi, ma adesso ancora no, fra un mesetto inizia il primo sole, di solito da Pasqua inizia il primo sole, e cominciano a chiedervi, ma si può fare quando c'è il sole, si può fare in primavera, si può fare in estate il trucco permanente? La risposta è assolutamente sì, si può fare in estate il trucco permanente, si può assolutamente fare,
non ci sono controindicazioni a fare in estate il trucco permanente. Quindi la risposta, se vi chiedono se si può fare in estate il trucco permanente, è assolutamente sì. La risposta è sì. Quindi si può fare in estate il trucco permanente? Sì. La risposta cos'è? Sì, si può fare. Si può fare sì, ok? Perché si può fare in estate il trucco permanente? Perché se si seguono le regole dell'aftercare, quindi del trattamento dopo, cioè di cosa devi fare dopo il trattamento, non ci sono problemi. È chiaro che se tu poi ti spari 15 giorni in Sardegna sotto il sole, no, allora fallo dopo, oppure fallo molto prima, no? Ma generalmente in estate, quando la gente magari al mare ci va al sabato e la domenica, se fa il trucco permanente al martedì non c'è alcun problema, no? O non c'è alcun problema, lì dovete un attimino sincronizzarvi con le vostre clienti, oppure dite alla vostra cliente, guarda, basta che tu per un tot di giorni non mi fai questa e quest'altra cosa, non c'è problema, ok? River Johnny scrive, quindi abbiamo capito, camouflage no, trucco permanente in estate sì, certamente si può fare, io lavoro tantissimo d'estate, lavoro anche in agosto, a luglio tantissimo, e in agosto io diciamo che mi fermo circa una decina di giorni per riposarmi un pochettino, perché anche io ho le ossa rotte dal lavoro ad agosto, ma quei 10 giorni, se non mi fermassi, lavorerei, perché c'è richiesta anche in agosto. Molta gente vuole avere le sopracciglia belle in ordine per andare poi in vacanza con le sopracciglia o con l'eyeliner in ordine, perché vanno al mare, escono dall'acqua e non si devono più truccare. Come diceva Gino Paoli, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare qui vicino a me, si intende proprio quello. Bene, bene, benissimo, direi che siamo arrivati, possiamo dire che siamo arrivati alla fine di questa divertente, è stata divertente, diretta. Vediamo se devo rispondere ancora a qualcuno, perché non voglio lasciare nessuno indietro. Sì, a giugno verrò in Sardegna, promesso, ok? Allora, vediamo un po' qua. Valentina mi scrive che ha il diploma, bene, posso fare la pratica, bene, ma la mia domanda è come posso fare la pratica senza avere uno studio mio? Allora Valentina, adesso non abbiamo il tempo di rispondere a questa domanda perché è un po' lunga. Scrivimi o telefonami e ti do due dritte a proposito, ok? Al limite ti posso dare anche io qualche esercizio da fare, ok? Però, come dire, adesso è troppo rapida questa cosa. Allora, ci vedremo poi in altre occasioni per fare un... Adesso magari lunedì prossimo facciamo... Ecco, lunedì prossimo sarò a Torino per il corso, quindi vi farò di nuovo una bella lezioncina tecnica di quelle fighe col dermografo, quando ci vediamo lunedì prossimo. Quindi, anzi, potreste fare una cosa bella lunedì prossimo. Preparatevi col dermografo, preparatevi col dermografo, così quando lunedì prossimo ci vediamo magari facciamo alcune prove insieme in diretta, ok? Io vi farò un po' di lezione tecnica proprio su dermografo, pelle sintetica, voi avrete il dermografo lì bello che è pronto, ve lo mettete davanti al PC e magari facciamo alcune prove di velocità, di escursione del lago, di ste robe qui, facciamo alcune prove insieme, quindi ve lo dico già per lunedì prossimo, va bene? E chiaramente giorno dopo giorno, io sapete che sulla pagina Facebook aggiorno, metto piccole cose interessanti, tutte diciamo spunti per migliorare la nostra tecnica di trucco permanente. Due cosine al volo, allora vi ricordo, per chi volesse l'attestato online, mi fa molto piacere se qualcuno di voi lo richiede, ne abbiamo già fatto in tanti, chi ce l'ha già, mi raccomando, mi mandi la foto che poi ve le pubblico, le foto, promesso, se l'ho promesso lo faccio. Fatemi trovare l'email così ve la faccio ancora vedere una volta, eccola qua. Allora, scrivete a info@stefanostrano.it. Se scrivete a questa mail potete richiedere l'attestato online, ve lo potete stampare e utilizzare per lavorare, poi vi fate una foto, me la mandate e io la pubblico, ok? Benissimo. Anche se vi interessano i pigmenti, quindi i colori, sono arrivati, sono i pigmenti quelli che utilizziamo per il trucco permanente, come questo che è un eye black, quindi perfetto per esempio per fare l'eyeliner, no? Ma ne sono arrivati, insomma, sono arrivati tutti quelli che voi vedete nel video dove parlo dei pigmenti. Quindi potete scrivere a info@stefanostrano.it oppure potete scrivere su WhatsApp al numero che adesso vi faccio vedere qua sotto,
Sempre se vi interessano i pigmenti, eccolo qua, o se vi interessasse qualunque altra cosa riguardo i corsi, o se avete bisogno di aiuto, io sarò qui ad aiutarvi. Io voglio essere per voi, e qua lo dico seriamente, l'ho detto anche ultimamente, ma lo dico seriamente, voglio e vorrei essere per voi quella figura che io non ho avuto e che mi avrebbe cambiato tanto, mi avrebbe salvato, mi avrebbe teso una mano, e io non ce l'ho avuta questa figura, e per me uscire fuori è stato veramente tanto tanto duro, tanto tanto difficile, e quindi non vorrei che nessun altro facesse un certo tipo di fatica, e quindi io voglio essere per voi e cercherò di essere per voi quella figura lì, quella figura che quando siete in difficoltà mi cercate e mi trovate, quando avete bisogno di un consiglio mi cercate e mi trovate, quando avete bisogno di qualche cosa mi cercate e vi trovate. Non importa se venite ai miei corsi o se non venite, non mi interessa questo. Io vi aiuto tanto uguale, io rispondo a tutti al telefono, mille persone possono testimoniare che io ho dato 1.000, 10.000 consigli gratis a tutti sempre, a prescindere dal fatto che vengano o non vengano ai miei corsi, non importa assolutamente questo, cioè i miei corsi, come dire, è un momento in cui magari al limite ci conosciamo e magari vi piace apprendere la mia tecnica, magari vi piace entrare un po' più in rapporto lavorativo con me, perché poi io nel gruppo di lavoro vi posso seguire giorno dopo giorno, quindi se volete intraprendere un percorso di lavoro con me, ben felice, ben contento, ma io comunque non nego a nessuno un consiglio, non l'ho mai fatto e non lo farò mai, almeno per quanto riguarda le mie energie, ok? E quindi fate conto che siamo un bel gruppo, voi siete simpaticissimi, guardate quanti messaggi, siete veramente forti, simpatici, siete veramente tanti, e quindi abbiamo creato veramente un bel gruppo, fra di voi fate amicizia, è bellissimo, abbiamo creato veramente un qualche cosa di meraviglioso, e dobbiamo tirare sul livello di questa professione, dobbiamo contagiare quelle persone che sono rimaste bruciate, che hanno perso la speranza nel trucco permanente, contagiamole con la positività, diamogli un buon consiglio, stiamole vicino, magari fatele partecipare a queste serate, ripeto, non importa se poi verranno o non verranno ai corsi, però è bello che si crei un ambiente dove tutti possiamo essere un po' più felici, no? Un po' più fra di noi, dirci le cose come stanno, ecco, questo gruppo vuole essere così. Ok? Bene, e basta, così ho deciso, l'udienza è chiusa. Ok, va bene, vi auguro veramente una felice nottata, ci vediamo presto su Facebook, ci vediamo lunedì a Torino per chi ci sarà, le settimane successive ai prossimi corsi per chi ci sarà, e buona serata e buonanotte a tutti, ciao, vi voglio molto bene, e attenzione, non posso smettere un video se non lo dico, il segreto è che non ci sono segreti.